Suche den Stern, den Herrn. Opferus, folge dem hellsten Stern. Opferus, wirke das höchste Gut in Ehrfurcht und in Dienemut. Suche wir dich, den Stern, den Herrn. La guarigione, come la malattia, ha molteplici volti. I mezzi che gli uomini hanno inventato per sconfiggere il male sono innumerevoli ed hanno spesso aspetti impensati. Così questi ragazzi, che presentano difficoltà psichiche dello sviluppo, vengono curati in un istituto tedesco con tecniche particolari. In questo caso si tenta di rieducare attraverso l'azione scenica. I pazienti si identificano con certi personaggi e si manifestano attraverso particolari movimenti, parole e suoni. Einen Doppelschlag mal. Ja. E ora si tratta di una tecnica psicoterapeutica di carattere pittorico, legata ad origini orientali, in cui acquista un particolare significato il gesto del disegnare o la forma che viene raffigurata. Questa è una particolare terapia in cui vengono applicati, in funzione stimolante e curativa, gli ultrasuoni. Una danza, questa, di carattere meditativo, eseguita nell'ambito di una particolare forma di psicoterapia legata al pensiero zen. In questo caso ci si affida alla cura degli aghi, che vengono infissi in particolari punti del corpo, secondo un'antichissima tradizione di agopunture che viene dall'Oriente. Anche questo è un sistema di cure e di rieducazione basato su particolari movimenti del corpo che intendono echeggiare analoghi moti dell'anima. Ce soir-là, c'était la secrétaire Mademoiselle As, qui faisait le service. Un'altra terapia, questa, di carattere psicologico auditivo, che tende al ristabilimento di un equilibrio psichico generale. Un canto, secondo modelli antichissimi, in una seduta di meditazione in una comunità yoga in Svizzera. Non sono che alcuni esempi, fra i molti che testimoniano della presenza sempre meno sporadica e marginale, accanto alla medicina ufficiale, di un insieme eterogeneo di indirizzi che in Europa e nel mondo occidentale in genere si contrappongono, più o meno intenzionalmente, a quelli classici. Di queste medicine differenti, dette anche eretiche, legate spesso a tradizioni diverse o più antiche di quelle della medicina classica, che mantiene nei loro confronti un atteggiamento di riserbo o di scetticismo, cercheremo di documentare le caratteristiche, le funzioni, il significato, indipendentemente da ogni giudizio sulla loro validità o sul loro fondamento scientifico. In Occidente, la diffusione, sia pure ancora limitata, di queste medicine cosiddette eretiche è forse dovuta all'aspirazione di trovare un'alternativa globale alla sofferenza e alla solitudine dell'uomo contemporaneo, secondo concetti di malattia e di cura più vasti di quelli dominanti nella medicina tradizionale. Del resto, nell'ambito della stessa medicina classica, si denunciano il disagio e i rischi di sistemi di cura che, mentre utilizzano gli enormi progressi della tecnologia, rischiano sempre più di perdere di vista l'uomo nella sua totalità, per considerarlo come un insieme di organi e di funzioni separate. La medicina si trova in una crisi che è forse meno grave della crisi dell'umanità in senso lato, ma che è certo anch'essa una crisi. Crisi che tuttavia io chiamerei una crisi di crescenza, una crisi di evoluzione, una crisi riguardo all'inevitabile progresso e evoluzione che la terapia dovrà avere.
Basti considerare che siamo in un'epoca nella quale la medicina, la terapia hanno avuto una evoluzione veramente insperata negli anni, nei decenni precedenti. Io potrei affermare che dal 1940 al 1952 la terapia, cioè la cura delle malattie, ha avuto più scoperte, più innovazioni di quanto non siano avvenute nei 20 secoli precedenti. La medicina scientifica occidentale si basa su presupposti di carattere ancora meccanicistico, cioè una determinata causa precisa, determinabile, individuabile, e un determinato effetto. Questa causa deve essere di carattere espressamente o specificamente o eminentemente fisico, cioè deve esserci un agente fisico, patogeno, che produce il male, e c'è una conseguenza di carattere altrettanto fisica. Oggi esiste nel campo della medicina psicosomatica un'apertura alle cause psicologiche di malattia. Tuttavia, prevalentemente nella sua applicazione pratica concreta, la medicina è fondamentalmente organicistica e di carattere meccanicistico. Io credo che nella medicina ufficiale attuale esistano delle situazioni che possono, diciamo, portare ad una crisi, e cioè credo che la medicina risente dello sviluppo tecnologico che porta a frammentare l'attività medica nelle varie specializzazioni, che portano sempre più ad oggettivare il malato e a perdere di vista l'individuo nella sua totalità. È comprensibile che l'uomo d'oggi, braccato dalle persecuzioni da lui escogitate, costretto ad affaccendarsi anziché scegliere, e carico dei suoi pregiudizi e delle imposizioni a cui la vita sociale lo sottopone, cerchi scampo in un ambiente che gli promette distensione, tranquillità ed equilibrio, che spesso lo inserisce in un gruppo in cui avvengono cose che egli non può comprendere, ma dove si crea una certa atmosfera di solidarietà che lo rassicura almeno temporaneamente. Vedremo anche in seguito che questa atmosfera, che ha spesso sapore di mistero e di magia, permea talora certi aspetti dell'altra medicina, e non è estranea ai miglioramenti e dalle guarigioni da questa denunciati. Io credo che sia molto difficile generalizzare e fare un discorso unico per ogni forma di medicina eterodossa. Credo tuttavia che, molto genericamente, si possa dire che almeno due sono le caratteristiche fondamentali di ogni forma di medicina eterodossa. L'uno è l'importanza del rapporto medico-paziente, che in ogni forma di medicina eterodossa è sempre molto grande, sempre al centro dell'attenzione. E il secondo punto è quello che in ogni medicina eterodossa vi è, per così dire, un fondamento filosofico, una visione del mondo, un modo di concepire l'uomo, la natura, il rapporto fra l'uomo e la natura, e su questo, diciamo, fondamento si edifica la prassi terapeutica delle varie forme di medicina eterodossa. In questo viaggio attraverso le altre medicine, il primo incontro che facciamo è con l'omeopatia, forse la più conosciuta e nello stesso tempo la più occidentale di queste tendenze terapeutiche, nata in seguito a una crisi di pensiero e alle particolari esperienze scientifiche di un famoso medico tedesco dell'Ottocento, Hahnemann. Gentile signora, mi vorrebbe dire perché conduce a noi il suo caro bambino? Perché è un bambino molto emotivo e quando è a scuola, anche se sa la lezione, non risponde perché appunto si emoziona moltissimo, e poi è un periodo di tempo che fisicamente non sta a posto. Vorrei darsi una guardata per... Mi dica un po', suo figlio ha tendenza a commuoversi facilmente in casa? Sì, piange con molta facilità. Se lei dà un rimprovero, subito lui comincia a piangere? Sì, piange.
E a scuola dai professori hanno avuto notizie che facilmente si commuove oppure si agita durante la lezione oppure si è interrogato? Sì, forse non piange a scuola, però si agita moltissimo. Si agita moltissimo, sì, sì. Si agita. E mi dica, suo figlio, per esempio, è piuttosto tendenza alla freddolosità? Sì, è freddoloso. Molto freddoloso? Sì, abbastanza. A luglio porta ancora la coperta di lana. Ancora la coperta di lana a luglio? Che vergogna, non è giusto, caro. Mi dica, come appetito? Ha molto appetito, suo figlio? No, niente. Mangia pochissimo. Ha dei gusti particolari? Dimmi un po', tu per esempio, desideri mangiare dei cibi piuttosto aspri, acidi, come per esempio il limone? Sì, il limone mi piace molto. Ti piace molto il limone? Sì. Lo mangi volentieri, lo mangi? Sì, meno che l'arancio. L'arancio non ti piace, perché forse è più dolce, mentre il limone sì, che è più agro ti piace di più. Ho capito. Benissimo. Professore, scusi, la interrompo. Ecco, il perché di queste domande particolari, appunto, di questa visita omeopatica? Volentieri, guardi, noi omeopatici vediamo subito il soggetto come si presenta. Questo figliolo ha al momento un atteggiamento piuttosto timido, riservato, e nello stesso tempo ha delle caratteristiche che potremmo definire un po' il tipo linfatico. Tendenza linfatico torpido, dove distinguiamo di un linfatico piuttosto elettistico, cioè nervoso, invece di un linfatico torpido, cioè il soggetto che diventa piuttosto lento in tutte le sue manifestazioni. Questo bambino ha questa caratteristica e questa caratteristica mi fa subito pensare ad un medicinale che credo che sarà molto utile a questo bambino, che è Pulsatilla, che noi sicuramente daremo dopo che abbiamo fatto l'esame completo del bambino, che dovremo esaminarlo come si fa una visita comune, e daremo questo medicinale che avrà un'azione non soltanto su quello che può essere la sua evoluzione somatica, ma anche sulla parte intellettiva, perché il farmaco omeopatico, essendo un farmaco unitario, agisce anche sulla parte, diciamo, psicologica del soggetto stesso. Perché cosa si cura? Io mi sto curando per un esaurimento nervoso. Da molto tempo? Sì, da molto tempo. Cioè? Beh, oddio, da molto tempo, da qualche mese, con degli ottimi risultati, devo dire. Cosa può dire su questi ottimi risultati? Che sono guarita praticamente. Prima si era curata allopaticamente? Sì. Non aveva avuto benefici? Affatto, direi che stavo diventando una persona insicura e quasi isterica, mi riempivano di tranquillanti. E per una qualsiasi cosa prendevo tranquillanti, e mentre invece con l'omeopatia non solo ho riacquistato la fiducia in me stessa, nelle reazioni naturali, è vero, ma sono guarita completamente. Dormo senza nessuna pillola. Per che cosa si cura praticamente? Per l'artrosi. Da quanto tempo? È un mese che vengo qua. Ha avuto degli effetti particolari? Beh, abbastanza. Cioè? Buoni. Si sente meglio? Sì, un pochetto sì. Senti, come mai hai scelto l'omeopatia? Beh, perché le altre cure, ho provato questa, quella, quell'altra, non erano giovative. Allora, per mezzo di una signora, ho saputo di questa cosa qui, insomma, sono venuta. Per la psoriasi, una malattia della pelle. È da molto tempo che si cura? Circa un anno. Senti, gli effetti? Praticamente buoni, cioè penso di essere quasi guarito ormai. Perché hai scelto l'omeopatia? Perché ho fatto altre cure con la medicina normale, sono stato in clinica diverse volte e dopo aver avuto degli effetti buoni, praticamente dopo 2 o 3 mesi il male ricompariva. E per la tiroide? Che effetti ha avuto? Ottimi. Cioè? Dunque io avevo un gozzo grossissimo, ho bevuto dello iodio radioattivo presso il policlinico. E poi ho visto e considerato che questo iodio radioattivo, prendendolo ripetutamente, non mi faceva niente, mi sono curato omeopaticamente. E il risultato è stato che lo gozzo è partito, non ce l'ho più. E sto benissimo. Per che cosa si cura lei omeopaticamente? Ma io a dire per che cosa mi curo io, ormai sono 7-8 anni, per me esiste soltanto questa di medicina, io ignoro completamente l'altra. Sono tutta la mia famiglia. Ormai sono a un punto che, per esempio, influenze, raffreddori, mi ricuro da solo, sempre omeopaticamente, insomma. Ho imparato a fare da me in certi piccoli casi. Quando ho disturbi più gravi vengo qui. Perché io soffro di dolori dell'artrosi e allora ho girato già parecchio
i dolori sono sempre quelli. Mo per me un'amica mia dice che è guarita, ma dica da chi, sono tornata anche pure io, spero di guarire. Senti, è la prima volta che viene qui? Sì, sì, la prima volta. In Italia la medicina omeopatica non si appoggia a particolari istituzioni. Soltanto a Roma c'è un istituto privato di omeopatia con regolari corsi di insegnamento per medici e studenti di medicina. Non esiste una specializzazione nelle università. L'omeopatia è affidata alla scelta personale di un certo numero di medici. In Francia, invece, l'omeopatia è rappresentata da molte istituzioni e diversi ospedali. Tra questi, il più importante è forse l'ospedale Saint-Jacques di Parigi. Dunque, lei è tornata oggi pomeriggio all'ospedale Saint-Jacques? Sì. E io l'avevo vista sabato scorso quando era venuta a consultarmi. Esatto. E lei era venuta da me perché aveva quella che noi chiamiamo una spasmofilia, cioè degli spasmi dei muscoli, e i suoi sintomi erano una costrizione toracica, sì, la sensazione di soffocamento e l'impressione di venir meno. Dunque, se la memoria non mi inganna, questo suo stato dura da un mese. Lei è stata curata da un medico ordinario? Quindi lei è stata fatta la cura classica in questi casi, cioè un trattamento a base di calcio. Lei ha preso il calcio, ma ciononostante queste cure classiche non hanno determinato l'effetto che si desiderava. Questo in poche parole è il riassunto del suo caso. Poi l'ho vista io sabato scorso e le ho prescritto una cura omeopatica. Da sabato scorso i farmaci omeopatici le sono stati consegnati solo ieri e stamane la sua mamma ha telefonato un po' allarmata perché lei aveva avuto una tendenza alla sincope e inoltre continuava questa difficoltà nel respirare, anzi si era accentuata. Allora io ho proposto che lei venisse ricoverata qui perché potessimo verificare la sua calcioemia e la sua fosforemia in modo da permetterci di mettere a punto la prescrizione omeopatica. Lei sa che cos'è l'omeopatia? Non molto bene. Credo che si tratti di una terapeutica che si serve per le sue cure unicamente di piante e di rimedi naturali. L'omeopatia è la medicina, la quale ha una base clinica non della malattia, ma del malato in primo luogo. Cioè si interessa dell'individuo come persona singola, nella ricerca di tutto il suo passato ereditario, di tutta la sua vita, fino al giorno in cui si presenta a noi. Secondo, ha un'altra base, la base terapeutica, perché non vi è medicina che non vi sia anche terapia. La base terapeutica è invece rivolta ad un esperimento che Hahnemann ha insegnato a noi, cioè di studiare quegli elementi che noi crediamo atti a curare un individuo, prima di tutto sull'uomo sano o sull'uomo equilibrato, meglio ancora. E da questo nasce quello che noi chiamiamo patogenesi, cioè quell'accumulo di sintomi ritrovati nell'esperimento farmacologico sull'uomo sano che ci permette di poter dire che quell'individuo che noi vogliamo curare nella sua sintomatologia è analogo nei sintomi all'esperimento farmacologico che abbiamo potuto sperimentare sull'uomo che abbiamo creduto sano o equilibrato. La medicina allopatica cura. La medicina ordinaria si preoccupa di ottenere la soluzione di una malattia e non la guarigione dell'infermo. La medicina omeopatica invece guarisce o vuole guarire i malati e non soltanto eliminare le malattie. Quindi la medicina ordinaria si preoccupa soltanto di una o dell'altra malattia, senza tener conto della totalità del paziente. La sua caratteristica è questa: risolvere localmente una infermità senza guarire l'infermo nel suo complesso. Per esempio, nel caso di un'ulcera allo stomaco, dobbiamo notare che all'ulcera soltanto chi ne ha la disposizione fisica generale e questa disposizione viene affrontata dalla medicina omeopatica che cerca innanzitutto di ottenere la guarigione dell'ulceroso e non dell'ulcera soltanto in sé e per sé. Se non viene affrontato il soggetto ulceroso, cioè nel suo insieme, come disposizione generale all'ulcera, si rischia di veder riapparire la malattia che sembra eliminata altrove o sotto altra forma. L'omeopatia invece cerca di guarire il malato senza tener conto dell'ulcera e siccome lo guarisce, ne riporta l'equilibrio allo stato generale e come conseguenza ne guarisce anche l'ulcera. Il fondatore della omeopatia è il dottor Hahnemann, un medico tedesco del secolo scorso.
L'omeopatia si distingue nettamente dalla medicina classica per quanto riguarda il concetto di azione di impiego e di dose dei farmaci. Principio della medicina tradizionale è che i contrari curano i contrari. Ad esempio, nel caso di un avvelenamento da sostanza nota, si somministra come antidoto una sostanza del tutto diversa che svolge un'azione contraria a quella del veleno. Con l'omeopatia si agisce in modo opposto, sulla base del principio che i simili curano i simili. Si somministra come antidoto lo stesso veleno, ma in quantità minime e dopo ripetute diluizioni ed attivazioni meccaniche della sostanza. Questi sono i Laboratoires Homéopathiques de France, uno dei più importanti stabilimenti d'Europa per la fabbricazione dei medicinali omeopatici. I laboratori furono creati nel 1927 per iniziativa del dottor Léon Vamier, uno dei maggiori studiosi d'omeopatia francesi. Ascoltiamo ora da alcuni medici omeopatici qualche cenno sulla situazione dell'omeopatia in Francia. Sono presidente del Centro Omeopatico di Francia, che è stato fondato nel 1930 dal dottor Léon Vanier. E quasi tutti i medici omeopatici che esercitano la professione in Francia sono passati per il Centro Omeopatico di Francia. Ci sono inoltre due altre organizzazioni. Una è l'ospedale Saint-Jacques, che da vari anni ha istituito un corso di insegnamento, e l'altra è l'Istituto Nazionale Omeopatico Francese. Per favore, dottore, queste scuole di omeopatia sono molto frequentate in Francia? Sì, ci sono molti iscritti, non solo medici che già esercitano la professione, ma anche studenti di medicina che vogliono specializzarsi. L'omeopatia che è attualmente in Francia. Oggi l'omeopatia è tornata alla ribalta in Francia. Noi personalmente abbiamo contribuito al suo sviluppo. Abbiamo cercato di concepire la patologia medica in termini della totalità della persona e della malattia del paziente nel suo divenire, di concepire lo stato patologico sotto il profilo della prospettiva storica e clinica dell'oscillazione fra la vita e la morte, e la malattia in termini di un insieme di fenomeni biologici che reagisce agli incontri dell'organismo con le condizioni nocive esterne o interne. Per favore, dottore, da quale classe sociale provengono in maggioranza i pazienti che scelgono l'omeopatia in Francia? Ebbene, può sembrare sorprendente, ma questi pazienti provengono da tutte le classi e si può dire che gran parte dei nostri malati appartengono ai ceti medi e alla classe operaia. Tant'è vero che tempo fa, molto tempo fa ormai, quando ci fu la minaccia della messa al bando dell'omeopatia, ai tempi di Thiers, ebbene, furono le classi lavoratrici a fare delle petizioni per ottenere la sopravvivenza dell'omeopatia in Francia. Per quanto riguarda l'interesse dei pazienti per l'omeopatia, in Europa si possono riscontrare alcune caratteristiche. In Francia abbiamo visto che l'omeopatia interessa tutte le classi sociali, in particolare la classe media ed operaia. In Inghilterra sembra che la famiglia reale, oltre ad appoggiarsi alla medicina classica, mostri una particolare sensibilità per l'omeopatia e influenzi, in certo modo, l'opinione pubblica britannica. Dottor Everitt, ci può dire se il fatto che la famiglia reale ricorra alla terapia e alle medicine omeopatiche abbia in qualche modo influenzato l'opinione pubblica britannica al riguardo?
In tanti casi della vita professionale la gente segue il consiglio di chi si è trovato bene. Quindi gli amici degli amici, anche nel caso della famiglia reale, si saranno logicamente interessati all'omeopatia. Sempre per quanto riguarda la famiglia reale, uno dei medici consulenti della regina è il dottor Mulready Blakey, il quale è addirittura preside della facoltà universitaria di omeopatia. Qual è la situazione generale dell'omeopatia in Gran Bretagna? Oggi abbiamo circa 150-160 dottori, membri della facoltà di omeopatia, facoltà di medicina riconosciuta da un decreto del Parlamento. Poi vi sono una cinquantina di altri medici omeopatici che non hanno il titolo della facoltà. Il numero di persone che ricorre regolarmente all'omeopatia in Gran Bretagna è forse superiore al milione. Il loro numero è diminuito quando è iniziato il servizio sanitario statale circa 20 anni fa, in quanto una visita medica omeopatica richiede maggiore tempo di una visita normale, possibile nell'ambito del servizio statale. Ora però il numero è in crescenza. A Londra c'è l'ospedale omeopatico reale e altri ospedali sono un po' in tutta l'Inghilterra. In Italia, ormai da parecchi anni, si va diffondendo in alcune farmacie anche la vendita del prodotto omeopatico. La situazione dell'omeopatia in Italia, del prodotto omeopatico, dal punto di vista suo, di farmacista? Beh, se intende dal punto di vista divulgazione della medicina omeopatica, posso dire che senz'altro la medicina omeopatica è in aumento. I clienti che io vedo aumentano, sono di più, sono più le persone che si interessano a questo genere di medicina. Insomma, secondo lei perché si interessano di più ora a questo genere? Beh, perché lei sa che le persone vorrebbero sempre star bene, no? Chi ha un guaio vuole guarire da questo guaio, da questa malattia, se è più o meno malattia, tante volte può essere vera e propria malattia, qualche volta può essere un difetto congenito, uno si porta sempre dietro. Logicamente cerca tutti i sistemi di cura, il più diffuso è questo, insomma, uno prova tutte e poi dice provo anche questa. Poi ci sono le persone che provando anche questa si trovano bene e rimangono in questa terapia. Ci sono altre che per tradizioni, per genere di cultura, per loro interesse, insomma, preferiscono invece seguire questo sistema di medicina. Quale percentuale può esserci di clienti omeopatici in questa terapia? È difficilissimo dirlo, guardi, non so proprio regolarmi, la percentuale certo ancora è minima, insomma, in confronto all'allopatia. Anche perché l'omeopatia richiede una costanza nella cura, una precisione che esula da quella che noi siamo abituati adesso, la fretta, si deve prendere il medicinale, si deve guarire in fretta, in un attimo. L'omeopatia invece richiede costanza e pazienza da parte del cliente. Vorrei sapere la situazione dell'ospedale Saint-Jacques per quanto riguarda i malati curati con l'omeopatia. Ce ne sono molti? Oui. Alors, l'hôpital Saint-Jacques... Sì, l'ospedale Saint-Jacques accetta anche i malati esterni, cioè quelli che vengono per una consultazione. E per queste consultazioni abbiamo un ambulatorio medico. Si calcola che le persone che vengono per farsi visitare siano circa 4.000 all'anno. Le consultazioni di questo tipo sono state istituite appositamente per i meno abbienti, per coloro che evidentemente non possono permettersi di andare a casa da un medico e pagare un certo onorario. Ci sono due categorie di malati che vengono da noi. Ci sono quelli che per tradizione familiare si curano secondo il metodo omeopatico e costoro conoscono molto bene la medicina e conoscono molto bene l'omeopatia, quindi sanno benissimo di che cosa si tratta. Altri invece, e questi costituiscono la maggioranza, si rivolgono a noi perché con la medicina ordinaria hanno ottenuto risultati negativi. Per costoro il medico omeopatico è colui che cura con le piante e basta. Più di questo non sanno. Quindi ignorano completamente il principio dell'omeopatia. Tutto quello che sanno è che non si tratta di una terapia pericolosa e che questa terapia offre loro la possibilità di curare una malattia che altrove non sono riusciti a curare. In quali malattie, secondo lei, dottore, si rileva una maggiore efficacia della cura omeopatica? È evidente che noi dobbiamo occuparci, nella maggioranza dei casi, di malati che soffrono di disturbi del sensorio, di disturbi funzionali. Quando il malato ha già raggiunto lo stadio della lesione, cioè quando c'è distruzione del tessuto che non può riformarsi spontaneamente, evidentemente ci sono meno probabilità di ottenere dei risultati con l'omeopatia. Ma anche in questi casi si può dire che l'omeopatia ottiene spesso dei risultati, soprattutto quando si tratta di disturbi da lesione suscettibile di cicatrizzazione, cioè di lesioni che possano regredire spontaneamente. E in questi casi l'omeopatia costituisce senza dubbio un coadiuvante.
Per favore, vorrei rivolgerle una domanda circa la paziente. Di quale malattia soffre? Questa signora soffre di ulcere varicose con eczema all'arto inferiore destro. Quest'ulcera è stata trattata con il metodo normale praticamente senza alcun beneficio. Quindi la signora è venuta da noi per opporsi alla terapia omeopatica. I medicamenti che le sono stati somministrati sono stati unicamente medicine omeopatiche che corrispondevano ai sintomi presentati dalla malata, e cioè soprattutto Mercurius solubilis all'inizio, per disinfettare bene la piaga che ha preso un aspetto più netto e molto più roseo. E abbiamo poi dato dosi omeopatiche di acido nitrico. E poiché questa signora presenta uno stato psichico con notevole logorrea, le abbiamo dato dosi di lachesis che corrisponde dal punto di vista psichico al temperamento della malata. Come si sente adesso, signora? Bene, molto bene, dottoressa. Prima di essere ricoverata all'ospedale Saint-Jacques ero stata in cura in altri posti, ma non mi hanno mai guarita così rapidamente. Mi è capitato di restare anche 9 mesi in ospedale, mentre qui, nello spazio di 2 mesi, sono guarita. Avevo una gamba molto brutta. Sono arrivata qui con una gamba in uno stato spaventoso. Adesso comincia ad andare proprio bene. Oh sì, prima era tutto aperto, qua e qua. Questa qui è la cicatrice della vecchia piaga, vede? Adesso è pulitissima, non si vedono che segni leggeri. Giri la gamba da questa parte. Ormai non rimane altro che questo piccolo buco. In 2 mesi le sue ulceri si sono chiuse unicamente per virtù di medicinali omeopatici. Ecco perché questa malata è qui da noi. Il medicamento omeopatico ha sido creato por el genio hanemaniano. Il medicinale omeopatico è stato creato dal genio di Heinemann in questo modo. Un tossico, per esempio l'arsenico, può provocare l'intossicazione che tutti conosciamo, cioè fenomeni di diarrea, vomiti e grandi disturbi organici, fino a provocare in parecchi casi la morte. Heinemann cercò di trovare nell'arsenico e in altre sostanze la maniera di guarire mediante la legge della similitudine, che era già stata formulata da Ippocrate e da altri, trovando, cioè, le virtù curative di quello stesso tossico, di quella stessa sostanza. E trattò questo tossico, questa sostanza, attraverso tutta una serie di diluizioni e di succussioni, cioè di scuotimenti, che rappresentano il fenomeno di attivizzazione e di dinamizzazione del medicinale. Poiché il medicinale omeopatico non è una semplice diluizione o il risultato di una serie di diluizioni, ma anche il risultato di una serie di dinamizzazioni, cioè si estraggono le proprietà farmacodinamiche mediante la rottura della molecola attraverso lo scuotimento ripetuto della sostanza. Così Heinemann giunse al medicinale omeopatico, in questo caso con l'arsenico, attraverso una serie di diluizioni e di scuotimenti o succussioni del medicinale, cioè liberando l'energia raccolta nella materia, cosa che peraltro è stata più tardi confermata nell'epoca atomica, e rilevò che questa sostanza medicinale, in dosi molto diluite e molto dinamizzate, come abbiamo visto, non intossicava più l'ammalato, non produceva l'intossicazione che si ottiene con l'uso di dosi massive, ma al contrario produceva altri fenomeni, cioè lo sviluppo di tutta una serie di sintomi che dimostrano l'azione di questo arsenico diluito. Arrivò così alla conclusione che nella pratica quotidiana si trovavano dei casi dove non c'era un quadro di intossicazione arsenicale, per esempio, ma tutto un tipo di sintomi che rassomigliavano ai sintomi generati da quel farmaco usato in dosi diluite e dinamizzate e su persone clinicamente sane. Allora, per la legge della similitudine, cominciò a utilizzare questo medicinale, creando la terapia omeopatica, secondo il principio che il simile cura il simile. La medicina tradizionale è contraria, contraribus curatur, invece la medicina omeopatica è similia, similibus curatur. Fatta questa premessa, si deve dire che anche nella medicina tradizionale il concetto di similia, similibus curatur è rispettato, per esempio nelle vaccinazioni. La vaccinazione, cominciata con la vaccinazione del vaiolo, la vaccinazione jenneriana, ha proprio il senso di provocare una modesta, piccola, una mini malattia, si potrebbe dire oggi, cui l'organismo reagisce con la produzione di una grande quantità di anticorpi. Se andiamo nel campo del dosaggio, che come lei sa è minimo nella medicina omeopatica, c'è da dire che ci sono parecchie sostanze, parecchi farmaci nella terapia medica che si usano in piccolissime sostanze, cioè in quantità di gamma, per esempio gli ormoni. Però se si va, c'è da dire anche un'altra cosa, ci sono
sostanze che possono in piccolissime dosi determinare un effetto e in dosi più grandi determinare un effetto opposto. Ma se si va poi a sviscerare, diciamo, qual è la farmacopea della medicina omeopatica, e a un certo punto si vede che quelle sostanze che i medici omeopatici dicono essere nelle soluzioni che offrono ai pazienti, quando si arriva alla dodicesima soluzione, per esempio come fanno in certe, per certe indicazioni, della sostanza primitiva non si ritrova più niente. Quindi questi non sono dei medicamenti, sono dei placebo, cioè a dire delle sostanze che si danno, cioè acqua fresca, insomma, diciamo, pure, che si dà per contentare della gente. Allora che bisogna dire? Bisogna dire che qualche volta è probabile che i successi della medicina omeopatica si abbiano proprio in quegli stati ansiosi o in cui ci sia una componente funzionale dominante che può essere corretta attraverso più un effetto psicologico, psichico, anziché un effetto farmacologico vero e proprio. In realtà la medicina omeopatica, cioè l'impiego dei farmaci a dosi piccolissime, non è una scienza, cioè non è una disciplina che segua le regole scientifiche. Si tratta di un tipo di applicazione di cui noi conosciamo abbastanza i limiti. Nel senso che riposa largamente questa applicazione sui problemi della suggestione. Infatti possiamo dire che non soltanto si possono ottenere dei risultati terapeutici con delle piccolissime dosi di un farmaco, ma si ottengono analoghi risultati terapeutici con dosi non presenti di un farmaco, cioè con la dose zero. Questo è il fenomeno che è molto noto almeno in farmacologia, come l'effetto placebo, cioè un paziente molto spesso risponde positivamente ad una terapia per ragioni di suggestione, oppure risponde ad una terapia perché in quel momento il suo organismo sta già spontaneamente migliorando. A proposito di suggestione, io devo dire che questo appunto è in un certo qual modo non esatto, non per nulla, perché esiste l'omeopatia pediatrica e mentre l'adulto può essere suggestionabile, ma un bambino di 8 mesi, di un anno, di 8 anni, 12 anni non è più soggetto a fenomeni suggestivi. Oltretutto esiste anche l'omeopatia veterinaria, esistono dei veterinari che adoperano esclusivamente prodotti omeopatici della terapia degli animali. Esiste un'associazione di veterinari omeopatici, sono stati scritti libri a questo proposito e allevamenti di cavalli, di suini, bovini in Danimarca, Inghilterra e Belgio sono tenuti dai medici omeopatici. Ora viene così a cadere immediatamente l'appunto che si fa all'omeopatia di agire unicamente per effetto della suggestione. Ce petit oiseau che vous m'amenez est malade depuis 8 jours. Questo uccellino non può venire curato normalmente perché tutti gli uccellini che vengono trattati con medicine normali muoiono dopo uno o al massimo due giorni perché gli si somministra un veleno che non è possibile dosare. Io lo curerò quindi col metodo omeopatico. È molto probabile che fra 7 o 8 giorni potrà notare già un miglioramento. Per piacere, dottore, si dice che nell'omeopatia molto è dovuto al fenomeno della suggestione. Lei che ne pensa? Oh no, il miglior modo per combattere questa ipotesi, che secondo me è falsa al 100%, è di fornire i risultati che noi altri veterinari otteniamo con gli animali. Un giorno una signora della società protettrice degli animali mi ha portato, uno dopo l'altro, 19 gatti che erano stati avvelenati con la strichnina alla stazione nord di Parigi. Io ho diviso i miei 19 gatti in 4 gruppi. 4 gatti, ai quali io non ho fatto nessuna cura per vedere come sarebbe andata a finire, sono morti in un'ora. Poi ne ho presi 5 che ho curato secondo un metodo normale, 5 che ho trattato secondo un altro metodo normale e 5 infine che ho trattato con Nux Vomica, che è la strichnina omeopatica. E questo è stato il risultato. I 4 gatti che non sono stati curati, come abbiamo visto, sono morti in capo a un'ora.
Dei 5 trattati con un medicinale classico, il pentotal. 3 se la sono cavata e 2 sono morti nel corso delle 24 ore. Dei 5 gatti trattati con un secondo farmaco ben conosciuto, il Gardenal, 3 sono morti e 2 si sono rimessi dopo 48 ore. E i 5 gatti, infine, trattati omeopaticamente, sono tutti guariti. E già la mattina dopo si sarebbe detto che non erano mai stati avvelenati. Dottoressa, mi può spiegare l'esperimento che sta facendo in questo momento? Stiamo facendo un prelievo di sangue per un esperimento biologico sull'essere umano. Nella medicina tradizionale non è ammesso sperimentare sostanze medicinali su di un essere umano, e questo è ovvio, poiché dato che si utilizzano dosi rilevanti e quindi pericolose, non si può rischiare di intossicare seriamente un individuo per sapere quale effetto ha una certa sostanza medicinale. In omeopatia, invece, l'esperimento non solo è permesso, ma è anche estremamente utile, in quanto le dosi omeopatiche, che sono dosi infinitesimali, non provocano reazioni gravi nell'individuo, provocano solo reazioni passeggere, che però risultano interessanti e valide sul piano dell'esperimento. Per garantire l'obiettività dell'esperimento su esseri umani, noi adoperiamo il metodo del placebo, che consiste in questo. Dividiamo i soggetti sui quali faremo l'esperimento in 2 categorie. Da una parte quelli a cui daremo una pillola contenente la sostanza di medicinale e dall'altra quelli a cui daremo una pillola senza la sostanza stessa. In seguito studiamo le reazioni biologiche e chimiche delle 2 categorie. Notiamo che fra coloro che hanno ingerito le pillole senza la sostanza medicinale si avranno piccole reazioni chimiche del tutto insignificanti e nessuna traccia di reazioni biologiche, mentre tra i soggetti che hanno ingerito pillole contenenti il medicinale, naturalmente in dosi infinitesimali omeopatiche, si rilevano reazioni biologiche molto evidenti. Questo fenomeno della suggestione vale allo stesso modo per un medico omeopatico e per un medico della medicina classica. Dal momento che si stabilisce un dialogo fra il medico e il paziente, la parola, cioè la fiducia che si stabilisce fra il medico e il malato, ha un ruolo importantissimo. Ma il fatto che delle malattie che sono oggettive e oggettivabili possano essere guarite con l'omeoterapia costituisce un fenomeno scientifico verificabile e riproducibile. Talvolta, dicono gli esperti, sia i medici tradizionali sia i medici omeopatici non tengono conto sufficientemente della evoluzione spontanea delle malattie. Senza dubbio ci sono malattie che hanno un inizio, un decorso ed una conclusione che non dipendono dalle cure praticate. In questi casi, se il male presenta un'evoluzione benigna, l'intervento del farmaco può apparire provvidenziale anche se in realtà non ha nessun merito. La fiducia quasi magica di molti pazienti nel potere terapeutico delle medicine, che si vorrebbero quindi sempre più potenti ed abbondanti, trova nella realtà risultati spesso deludenti. La fretta e la furia di guarire, inevitabili peraltro quando la vita definisce la fretta e la furia come valori positivi, sono spesso responsabili di veri e propri disastri terapeutici che seguono l'infondata euforia per un malessere che scompare solo momentaneamente. A questo punto si pone il problema del divario e delle contraddizioni nel rapporto tra la ricerca scientifica e le applicazioni di questa in campo terapeutico. Questi due aspetti della medicina non procedono di pari passo. La somministrazione di un farmaco comporta un certo rischio. Si tratta di stabilire fino a che punto possiamo prevedere questo rischio. Ora, la ricerca farmacologica prevede la possibilità di identificare alcuni effetti tossici, però non sempre è in grado di prevedere tutti gli effetti tossici, che molto spesso avvengono a distanza di tempo e in condizioni estremamente particolari. Anzi, vorrei sottolineare forse un aspetto che non è così evidente, che molto spesso un farmaco non è tossico per se stesso, ma è tossico perché in quel momento interagisce con altre sostanze chimiche o trova l'organismo in determinate condizioni per cui certi effetti di tossicità riescono ad esprimersi. In campo omeopatico e nell'ambito della stessa medicina classica,
emergono preoccupazioni relative alla eventuale tossicità dei medicinali tradizionali, che a volte richiedono dosaggi molto elevati, e ai loro effetti nocivi, che potrebbero manifestarsi anche a distanza di tempo. Ci si domanda, fino a quale punto è giustificabile, per l'eliminazione di un male, correre il rischio di altri mali? La progressione della terapia, dicevamo, è stata talmente imponente che non sono mancati gli aspetti di ansia nel progresso. Forse l'ansia degli sperimentatori è stata maggiore dell'ansia che le loro scoperte erano chiamati a curare. E parlo di ansia proprio a proposito di una scoperta paradigmatica nel campo della terapia, che è quella della talidomide, è vero, introdotta in terapia nel 1953, è vero, alla quale dopo purtroppo qualche anno, dal 1953, si dovettero riferire i casi aumentati di alterazioni fetali con focomelia, amelia, cioè mancanza degli arti, che si verificarono soprattutto in Germania, dove il medicamento fu, ripeto, introdotto nel 1953. Soltanto nel 1961, cioè dopo 8 anni, si poté provvedere a ritirare il Contergan, la talidomide, dalla Germania e dall'Inghilterra. Ma in questi lunghi anni, è vero, il danno provocato da questa scoperta fu notevolissimo. Scoperta nella quale, è vero, l'illusione fu rappresentata dal fatto che sembrava di aver trovato l'antiansioso, il tranquillante, il sedativo, il più perfetto, pochissimo tossico negli animali, tolleratissimo nell'uomo, ma che aveva questa insidia tremenda di cui abbiamo detto. Purtroppo questo fatto è avvenuto e ci ha insegnato un certo numero di cose, e fa in modo che oggi i farmaci vengano studiati molto più rigorosamente anche da quel punto di vista. Ecco, perché c'è sempre un margine di incertezza, cioè non tutto può essere previsto. No, no, certamente no. Senta, questo è lo scopo della ricerca. Lo scopo della ricerca è quello di progredire. Cioè non vorrei che si avesse l'impressione dei farmaci intesi come agenti miracolistici. I farmaci sono delle realtà che danno un certo numero di effetti, di cui conosciamo un certo numero di attività, purtroppo conosciamo sempre troppo poco rispetto a quello che dovremmo conoscere. Il pericolo teoricamente esiste, ma le provvidenze attuali degli scienziati e delle organizzazioni dei vari paesi, è vero, per la tutela della pubblica sanità, sono tali da tranquillizzare notevolmente. Che cosa ne pensa del rapporto medico-paziente nella cura omeopatica? Meraviglioso. Meraviglioso innanzitutto perché il medico omeopatico ascolta il malato, ascolta sempre. Sì, in qualunque ora del giorno lei ha bisogno di un medico omeopatico, lo trova il sabato, lo trova la domenica, lo trova sempre. No, ti senti sicuro? Pensa che subentri anche uno stato di, diciamo, di suggestione, o quantomeno un filo conduttore fra il paziente e il medico. In altri termini, si stabilisce un rapporto che, mentre un medico normale per certi disturbi la può chiamare la malata immaginaria, il medico omeopatico assolutamente. Quindi già questo penso che al paziente dia una certa tranquillità, una certa fiducia nell'esito poi che darà la cura. Sì, una differenza c'è. Il medico tradizionale si interessa soprattutto alla diagnosi. Il suo stile è molto tecnico, per lui è uno dei tanti casi. Invece il medico omeopata fa una quantità enorme di domande, anche domande che a volte non sembrano avere molto a che fare con la malattia, ed è molto più vicina al malato. Qualunque medicina non agisce se non si trasforma in un rapporto medico-paziente, certo. In chirurgia, per esempio, non occorre che ci sia un rapporto affettivo tra il chirurgo e l'operato di appendicite, naturalmente, ma nella medicina, così come viene praticato, occorre un rapporto affettivo tra medico e paziente, che è il rapporto che una volta era adempiuto dal medico di famiglia, dal medico condotto, in quanto che, oltre a essere il medico, era anche l'amico, anche il protettore. Questo rapporto
medico-paziente così necessario nell'esercizio della medicina si viene progressivamente perdendo, sempre per mancanza di conoscenze psicologiche. Non c'è dubbio che la medicina di massa, che la medicina la quale è portata a curare grandi quantità di pazienti negli ambulatori, per esempio da parte di un medico che ha il compito di vedere 20-30 persone in un pomeriggio, comporta, diciamo così, una difficoltà di quella attenzione, di quella posatezza, di quell'aspetto umanistico dell'antico medico, del medico di famiglia che conosceva la familiarità del paziente, che ne conosceva l'anamnesi personale, cioè i precedenti personali, eccetera, in una condizione che da un certo punto di vista è certamente non utile al malato. La civiltà è come una medaglia che ha il suo dritto e il suo rovescio. Effettivamente, ragazzi, dobbiamo riconoscere il lato positivo della civiltà, dei moderni concetti sociali della medicina, di tutto quello che mette la possibilità a chiunque di potersi curare, di poter usufruire della scienza medica e dell'assistenza medica. Se si vuole questa espansione grande, benefica, senza dubbio, della medicina sociale come intesa oggi, bisogna sottostare a questa imprescindibile necessità di questa spersonalizzazione del medico. Quanto ne guadagni la medicina intesa con l'M maiuscolo, questo è intuibile, è vero, non ne guadagna un granché, certamente ne guadagna la società, la quale viene messa in condizione di poter usufruire di un'assistenza medica che prima le condizioni ambientali e economiche non gli potevano permettere, o l'uno o l'altro. A me pare che il rapporto medico-paziente sia chiaramente alterato. Basterebbe pensare alla scomparsa o quasi della figura classica del medico di famiglia, a cui si chiedevano consigli di ogni genere, non solo consigli medici, e all'attenuazione, se non alla scomparsa, dell'importanza del medico condotto. Inoltre, come si sa, nei paesi a tecnologia più avanzata si usano macchine per fare analisi, macchine per fare diagnosi, macchine per consigliare terapie. Quindi il medico si trincera, diciamo, sempre di più dietro l'apparato tecnologico e instaura una barriera tra lui e il paziente. Questa barriera, secondo me, è nefasta. È nefasta perché proprio una delle molle della guarigione sta nel rapporto medico-paziente, cioè nel rapporto umano, nel rapporto psicologico, nel rapporto di amore, nel rapporto di comprensione tra medico-paziente. Questa esigenza non deve essere prima di tutto una nostalgia del passato. Il medico generico è qualcosa che probabilmente è superato, quindi non possiamo più sperare di farlo rivivere nella dizione vecchia. Abbiamo due problemi in tema di sintesi. Uno è il problema di avvicinare la ricerca alla pratica, cioè oggi il grande abisso esiste fra quello che noi possiamo fare a livello ricerca e quello che infatti si fa a livello dell'ammalato. Qui si può notevolmente migliorare. L'altro è quello di riunire tutte le conoscenze delle varie specializzazioni in una sintesi. Chi debba fare questa sintesi è ancora difficile da stabilire, è ancora un problema di studio e di ricerca. L'evoluzione scientifica della medicina classica, che da una parte rischia di rendere sempre più impersonali i rapporti tra il medico e il paziente, si fonda peraltro su uno spirito di verifica e di continua ricerca che può rappresentare uno stimolo per eventuali motivi di collaborazione e di incontro anche con la medicina omeopatica. Dottore, esiste una possibilità di incontro tra la medicina omeopatica come medicina differente e la medicina classica? Sì, ci tengo a dire che l'omeopatia non fa parte delle medicine parallele, dato che per principio il parallelismo esclude la possibilità di incontro. Di conseguenza, secondo me, l'omeopatia è una medicina che fa parte della medicina generale,
con una sua concezione terapeutica particolare, ma che è un complemento della medicina ordinaria. Tant'è vero che dal punto di vista della diagnosi noi ci serviamo esattamente degli stessi principi e degli stessi metodi, e dal punto di vista della terapia dobbiamo conoscere a fondo la terapeutica classica in tutti i suoi minimi particolari, e quindi siamo obbligati a mantenerci costantemente al corrente dei progressi fatti dalla medicina classica. Poi metteremo all'opera il nostro giudizio per stabilire quale terapia vada applicata al malato per ottenere i migliori risultati. In certi casi si tratterà di una terapia esclusivamente classica, normale. In molti casi, specie nelle malattie croniche e in certi casi di malattie allo stadio acuto, si potrà usare esclusivamente la terapia omeopatica. Inoltre ci sarà una terza serie di casi nei quali potremo arrivare anche ad una combinazione delle due terapie, poiché non è sempre valido il principio che delle medicine normali non possano essere somministrate contemporaneamente ai rimedi omeopatici. Dottore, ci sono possibilità di incontro tra la medicina tradizionale e la medicina omeopatica nel superamento del dogmatismo? Il dogmatismo in scienza è l'ostacolo più micidiale, diciamo, per il progresso. Quindi, siccome non si può mai dire di avere raggiunto il culmine delle conoscenze, io penso che uno sguardo della medicina ufficiale, anche là dove la medicina ufficiale trova eresia, potrebbe trovare per avventura qualche cosa di buono da introdurre nell'ambito della ufficialità e della medicina ufficiale veramente sperimentale. Dappertutto si può trovare qualche cosa di buono, e dogmatismo è quello che rovina il progresso della scienza.